è migliore di quella preparata. Vale come avvertimento prepararsi alla preghiera, ma non preparare la preghiera. Prepararsi alla preghiera, non preparare la preghiera. Se noi siamo preparati alla preghiera, il Signore ci darà il dono della preghiera. È un dono ricevuto come profezia, è un dono ricevuto. Guai a quelle preghiere belle, ben fatte, che sono preparate. Quelle possono far esultare e dire ecco come hanno pregato bene, ma non agganciano la vita, non edificano, non sono permeati dalla parola di Dio, quella data da Dio, data dallo Spirito, per colpire i cuori, agganciare la vita e trasformare. La preghiera deve essere trasformante. La preghiera trasformante è quella data da Dio a chi si prepara alla preghiera, non per chi prepara la preghiera. Per prepararsi alla preghiera bisogna essere carismatici, pieni di Spirito Santo, aperti a Dio. Bisogna che noi siamo silenziosi, perché è nel silenzio delle potenze interiori che lo Spirito scende e ci dà la sua parola. Così anche avverrà in questa mistagogia. Contempliamo in questi due alberi. Questo albero era verde, adesso è secco, perché è un albero maledetto da Cristo Signore, quell'albero che Gesù maledisse perché non trovò frutto. Ma prima era verde, era l'albero della conoscenza del bene e del male. Aveva dei pomi meravigliosi, ammalianti, tanto che Eva bazzicava sotto quest'albero mentre Adamo dormiva. Guai quando i mariti dormono e le mogli vanno sotto l'albero. Così nel Midrash ebraico, un po' come rifaccio, ecco Adamo dormiva, voleva andarlo a svegliare. Vieni, piedi, vedi. Eravamo 4-4, segue Eva, sotto l'albero verde da cui prendevi il frutto. Di questo albero non dovete mangiare, è l'albero del potere, l'albero della conoscenza. E attorno a quest'albero si avviglia il maligno. L'essere del potere sarà simile a Dio. E attraverso il potere e il piacere, mangiare e acquistare potere, seduce i progenitori. Anche il profeta può essere sedotto dal potere, perché ha il frutto dell'albero della conoscenza e ha il piacere di mangiare lui e di andare a mangiare gli altri. L'albero era verde, adesso è secco, dietro alla maledizione di Dio. Qui c'è l'albero della vita, l'albero bello, l'albero a cui è annessa la vita eterna, l'immortalità. Adamo ed Eva non mangiarono mai di quest'albero, però la cima di quest'albero, di questo cedro,
sarà piantato sulla terra. Sarà Maria la cima di quest'albero. E da quest'albero nascerà il frutto squisito, il frutto della vita. Adamo e Eva non mangiarono, ma noi possiamo mangiare di questo frutto benedetto. E allora Cristo vivrà in noi, lui profeta, lui parola, vivremo di lui. Prenderemo i suoi connotati, la sua icona, i suoi sentimenti, la sua parola. Saremo come lui, profeta. Quest'albero sarà sempre verde, è l'albero della vita. Lo ritroveremo in Ezechiele 47, lo ritroveremo in Apocalisse 22, l'albero che scorre lungo il fiume dello Spirito, i frutti che maturano e rendono beati coloro che ne mangiano. Ecco, fissiamo questi due alberi, l'albero verde diventato secco, l'albero verde, sempre verde, che è del frutto squisito della vita. E adesso innestiamoci nel testo profetico di Genesi. Da Genesi 2, 8, 9, 16, 17, 3, 22, 24. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi. Si ascolta, non si scrive, perché la parola penetra dentro di noi. Non si legge, non si scrive, si ascolta. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Il Signore Dio disse allora: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, né mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo, da dove era stato tratto. Cacciò l'uomo e pose ad oriente nel giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Ecco, l'uomo porta il veleno del serpente dentro il suo cuore, il peccato, il potere, il gusto dell'albero, ma la sua condizione misera cammina nella vita. Però quel serpente lavora, il serpente del piacere, del gusto, delle cose proibite. Il potere di acquistare conoscenza,
del bene e del male, attraverso il gusto dell'albero proibito, il frutto proibito. Anche il falso profeta ha mangiato di quest'albero. Anche il falso profeta è colui che vive per conto proprio, che ha acquistato il potere, ha acquistato il piacere, che è in possesso di qualche cosa di nuovo da far valere. Il falso profeta cammina nel cammino della vita e dà a tutti i frutti tossici che germini in lui e possono creare le stesse condizioni di lui in chi le mangia. Ecco questo albero che viene fulminato da Dio, viene disseccato, però continua a dare frutti, frutti secchi, frutti senza vita. E il falso profeta nel senso più ampio della parola, è l'uomo empio che non produce frutti, come il tamarisco nel deserto, di cui parla 17 Geremia. Guai a chi si accosta al falso profeta e al falso dottore e mangia i frutti tossici che egli produce. Per questo Gesù benedetto esorta ad aprire gli occhi e a guardare l'albero. Leggiamo prima questo testo, a mangiare, a guardare bene l'albero, a riconoscere l'albero, quello della vita, quello suo e l'albero della conoscenza del bene e del male. L'albero della buona profezia, l'albero della cattiva profezia. L'albero del profeta in cui egli vive e l'albero del cattivo profeta in cui vive il suo antagonista, Satana. Leggiamo il testo in questo momento di Matteo 7. Siccome la mistagogia viene suggerita, però i testi verranno suggeriti secondo che il Signore vi darà. Matteo 7, 15, 20. Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi. Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li potrete riconoscere. E adesso, fratelli, fissiamo l'albero cattivo in due testi. Ci sono persone che si erigono come i profeti in una comunità che chiede, ma i più saggi o quelli che vogliono fare per conto proprio non vogliono responsabilità in una comunità, si esimono dal governo e allora per fatalità avviene che chi non è adatto prende il posto di chi sarebbe stato adatto.
Questo avviene nelle nostre comunità. Noi chiediamo luce a un albero, chiediamo aiuto a un altro albero, ma questi alberi che potrebbero dare la parola di Dio, la guida di Dio, si esimono, sono nevittosi, pensano a loro stessi, si chiudono in loro stessi. La fatalità vuole che ci si rivolge a un albero non buono, perché sia a capo dell'albero non buono, prende il posto dell'albero buono in una comunità e il despota lo distrugge. Quante comunità nostre sono in questo stato? I buoni che potevano dare aiuto si sono messi da parte ed è venuto su. Chi distrugge il gruppo, chi intossica il gruppo. È il caso dell'apologo di Jotam, che leggiamo nel libro dei Giudici. Dal libro dei Giudici 9, 8, 15. Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo: regna su di noi, rispose l'ulivo, rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei miei uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi. Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi. Rispose il fico: rinuncerò alla mia dolcezza, al mio frutto squisito, e andrò ad agitarmi sugli alberi. Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite: rinunzierò al mio motto, che annieta dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi. Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi. Rispose il buon rovo agli alberi: se in verità ungete me re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e di voi i ciechi venivano. Una grande verità, quella che è stata annunciata. I buoni, dotati di carismi, dati da Dio per la comunità, si mettono da parte, coltivano se stesse, il proprio orticello. E allora, ecco, emerge il rovo che non ha ombra, l'olivo all'ombra, il fico all'ombra, anche la vite con i suoi pampini all'ombra, ma il rovo no. E il rovo punge. E allora emerge il rovo nella comunità. È il cattivo profeta, è il cattivo capo, è la cattiva guida. E questa cattiva guida non può fare ombra agli altri alberi che vogliono mettersi sotto di lui. E quando questo non avviene, allora il rovo emana il fuoco che incendia tutti gli alberi e la comunità è perduta. Può verificarsi questo riguardo alla profezia. Emerge un falso profeta in mezzo a noi. Quante comunità cristiane fin dall'inizio perirono per i falsi profeti. Comunità rovinate dai falsi profeti.
che questo non avvenga, che non ci sia una comunità che si scelga o consenta a un falso profeta di erigersi a capo e di guidare la comunità, perché sarebbe la rovina. E se ci sono quelli che hanno ricevuto doni da Dio per l'utilità comune, vengono avanti e aiutino i propri fratelli, perché lo Spirito di Dio è con loro. Allora fiorirà la vera profezia, allora ci sarà veramente la parola di Dio come frutto squisito che nutrirà tutto il popolo. Adesso vediamo la sorte che capita a chi si erige a profeta. Sarai incenerito dal Signore, sarà bruciato dal Signore. È un bellissimo testo dove c'è la parte buona del profeta, la parte cattiva del profeta. Ossia un profeta che traligna, era un buon profeta, è diventato un cattivo profeta e allora sarà incenerito dal Signore. Leggiamo il testo di Ezechiele 17. La libro del profeta Ezechiele, capitolo 17, versetti 3 e 10. Tu dirai, dice il Signore Dio, un'aquila grande, dalle grandi ali e dalle lunghe penne, folta di piume, dal colore variopinto, venne sul Libano e portò via la cima del cedro. Stroncò il ramo più alto e lo portò in un paese di mercanti. Lo depose in una città di negozianti. Scelse un germoglio del paese e lo depose in un campo da seme. Lungo il corso di grandi acque lo piantò come un salice, perché germogliasse e diventasse una vite estesa, poco elevata, che verso l'aquila volgesse i rami e le radici crescessero sotto di essa. Divenne una vite che fece crescere i tranci e distese i rami. Ma c'era un'altra aquila grande, larga di ali, folta di penne. Ed ecco quella vite rivolse verso di lei le radici e tese verso di lei i suoi tranci, perché la irrigasse dall'aiuola dove era piantata. In un campo fertile, lungo il corso di grandi acque, essa era piantata, per mettere rami e dar frutto e diventare una vite magnifica. Riferisci loro, dice il Signore Dio, riuscirà a prosperare? O non svellerà forse l'aquila le sue radici e vendemmierà il suo frutto e seccheranno tutti i tralci che ha messo? Non ci vorrà un grande sforzo o molta gente per svellerla dalle radici. Ecco, essa è piantata. Riuscirà a prosperare? O non seccherà del tutto non appena l'avrà sfiorata il vento d'Oriente? Proprio nell'aiuola dove è germogliata, seccherà. E la sorte del falso profeta dalla falsa profezia. Era un buon profeta, la sua profezia era buona, ma c'è l'aquila, c'è una prima aquila che ha piantato, è diventato quella cima del cielo del Libano, una bella vite, espansa con bei frutti. Però c'è l'altra aquila, diceva Gesù, il corvo o l'uccello del cielo becca la parola seminata. Quest'aquila grande da piumaggio è il maligno, che
pianta questo albero nella terra fertile, però è piantata da lui. E questo albero cresce, però le sue radici non affondano nell'humus acquifero. Per cui viene disseccato e gli artigli dell'aquila estirperanno la radice, estirperanno questo albero, si seccherà, sarà bruciato. E la sorte di chi ha posto, cioè di chi si è messo nel campo per produrre frutti, verrà il Signore ed estirperà questo albero, perché Dio ama il suo popolo. Il falso profeta sarà bruciato, sarà bruciata la falsa profezia, perché non occupi il suolo benedetto del Signore. Però la sorte del profeta sarà tremenda, perché ha profanato il campo del Signore. La falsa profezia sarà debellata e di nuovo il Signore verrà a consolare il suo popolo. Allora sarà dato luogo al grande albero, il bellissimo albero di cui parla il Siracide, è l'albero di Dio. Adesso accogliamo quest'albero con un bel canto, guardiamo quest'albero rigoglioso, bello, di cui ci parla il Siracide. È l'albero della vita che si proietta davanti a noi. Noi ci rifugieremo sotto quest'albero, mangeremo i frutti di quest'albero. È l'albero della vita, è l'albero di Gesù, è l'albero della vera profezia. Poi si aprirà il mistero e vedremo chi è quest'albero. Tutti ci aggrapperemo. Dopo aver distrutto l'albero cattivo, dopo aver raccolto i frutti dell'albero buono, poi tutti ci accosteremo all'albero bello, nato da Maria, all'albero che ha prodotto il suo frutto di vita sulla croce per tutti noi. Intanto. Cantiamo insieme il benedetto. Adesso contempliamo questo magnifico albero, piantato nella Chiesa, irrigato dallo Spirito, e rifugiamoci tutti sotto quest'albero e mangiamo, beviamo, è l'albero della vita che produce ogni frutto, tutti i frutti carismatici, l'albero dello Spirito. Mangiamo e beviamo sotto quest'albero e viviamo. Ascoltiamo in silenzio quanto è detto in questo testo e prego chi legge di leggere lentamente in modo da bere, da gustare ogni parola perché diventi vita dentro di noi. Proclamata dal libro del Siracide 24:13-20. Sono cresciuta come un cedro sul Libano, come un cipresso sui monti dell'Ermon. Sono cresciuta come una palma in Engadi, come le piante di rose in Gerico, come un olivo maestoso nella pianura. Sono cresciuta come un platano, come cinnamomo e balsamo ho diffuso profumo. Ogni albero qui ha un significato, ma per cui ogni albero si sottolinea. Come mirra scelta ho sparso buon odore, come galbano, onice e storace, come nuvola d'incenso
nella tenda. Corrunte le vinto, o estese rami, egne rami sono rami di maestà e di bellezza. Io, come la vite, ho prodotto germogli graziosi, e i miei fiori, frutti di gloria e ricchezza. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei prodotti, poiché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi è più dolce del pavo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. È la parola di Dio, la sapienza incarnata, che produce tutti i suoi frutti. Ci sono frutti olorosi, olio, aloe, cassia, cinnamomo. Ci sono i frutti squisiti al palato, squisiti all'odorato. Ci sono frutti maestosi, belli. Questi frutti, che sono moltissimi, quanti sono gli alberi nominati, un albero ha il suo significato, e ogni frutto di parola di Dio, che profezia, ha il suo significato, lo troviamo espressi in tutti, in quest'albero verde, diciamo maestoso, bello. E noi andremo a gustare questi frutti, ma prima dobbiamo distruggere l'albero secco, l'albero tossico. Adesso faremo questo gesto, un semplice gesto, che dovrebbe essere fatto così in grande stile, ma per la povertà in cui ci troviamo, lo faremo soltanto in simbolo, in segno, ma non perché il segno è piccolo, la realtà è piccola, quello è significato. Noi adesso strapperemo nei nostri gruppi, nella nostra vita, i frutti dell'albero secco. Strapperemo i frutti e l'albero secco sarà buttato fuori, in modo che sia arso dagli angeli di Dio, messo a fascette e buttato nel fuoco. Poi ci accosteremo all'albero buono, all'albero della vita, e mangeremo questi frutti. Poi anche quest'albero scomparirà davanti ai nostri occhi, e fuori del simbolo verrà davanti ai nostri occhi il frutto vero, quello maturato sulla croce, a cui tutti ci prostreremo e che tutti mangeremo con un bacio, cantando. Allora, prima operazione, tre operazioni. Prima operazione simbolica: chi strappa, uno che strappi questi frutti tossici. Tu, maestro, strappate, e uno che porti questo albero. E allora canteremo "Il diavolo ha ragione di essere arrabbiato". Buttato fuori. Mentre noi cantiamo, l'albero sarà buttato fuori. E adesso voi direte fuori: arroganza, fuori! Astuzia, fuori! Inganno, fuori! Impudicizia, fuori! Cupidigia del denaro, fuori! Ipocrisia, fuori! Maledizione, fuori! Dissenso, fuori! Ingordigia, fuori! Ira, fuori!
disonestà, fuori, orgia, fuori, spiriti del male, fuori, tutti fuori, fuori. Alleluia, alleluia, alleluia. Al numero 233. E allora, sì, mettiamo questo albero qui davanti. Sono i sentimenti di Cristo, i frutti dello Spirito, la pace, la gioia, il fervore, la bontà, l'umiltà, la carità. Chi ha sete venga a me, chi ha sete venga a me e beva. Chi ha sete venga a me e beva. Dalla radice di esse è germogliato un fiore. E questo fiore è maturato in frutto sull'albero della croce. Chi mangerà di questo frutto avrà la vita, quella vita che fu impedita ai nostri progenitori, viene data a noi, è il frutto vero. Chi mangia di questo frutto, chi mangia di questa parola del Padre data agli uomini, avrà la vita eterna. E allora accostiamoci, guardiamo per essere risanati dalle nostre infermità, baciamo, quasi mangiando con un bacio di questo frutto, e noi vivremo. Riconosciamo che Gesù è il Signore. Ai tuoi piedi, o Signore, noi ci prostriamo, noi baciamo te, mangiamo te, frutto della vita, parola eterna, dimora dentro di noi, parola eterna, vivi dentro di noi, parola eterna, fa che noi ti proclamiamo agli uomini, perché gli uomini vedano ed abbiano la vita. Accostiamoci adesso tutti, uno dopo l'altro, e baciamo. Ai tuoi piedi. Oltre che giovare a me, può giovare a un altro, può giovare all'assemblea, allora può proporla perché tutta l'assemblea possa anche nutrirsi di questa parola. Però è data a ciascuno di noi come risposta di Dio, come alimento che Dio dà perché ognuno di noi si nutra. È sempre parola di Dio per ciascuno di noi. Spetterà il discernimento, sia all'autodiscernimento proporla agli altri, spetterà poi a chi dirige l'assemblea, col suo discernimento, se quella parola può essere anche di utilità per gli altri. È un modo di parlare di Dio a ciascuno di noi. È un modo in cui la parola di Dio si incarna in noi. Per cui bisogna far tesoro personalmente di queste parole. Penso che a tanti di voi sono venuti dei testi, sono alimento che Dio dà a ciascuno di noi attraverso questi testi. Non disprezzare nulla, raccogliete anche le spighe cadute e gli acini di uva, i racimoli. Della parola di Dio non deve essere perduto nulla. Gesù fece raccogliere gli avanzi del pane moltiplicato ed è scritto in un testo: non vada perduto neanche un chicco delle spighe mietute e non vada perduto neanche un racimolo di quello che è stato vendemmiato, perché è succo del Signore e pane del Signore. Alleluia. Di fare molta attenzione, perché
quello che dobbiamo dire è molto e dobbiamo sintetizzare per dare luogo a una mistagogia sulla unzione dell'olio che deve rinnovare in noi lo spirito profetico nel risanamento di quelle facoltà necessarie per poter recepire l'azione dello spirito e profetare. Non possiamo parlare di profezia assembleare nei nostri gruppi se non ci rifacciamo alla profezia assembleare della cristianità primitiva. Difatti nel rinnovamento noi ripetiamo l'esperienza dei primi cristiani dopo la Pentecoste. Il risorgere dei carismi ha fatto risorgere nei nostri gruppi lo spirito di profezia, per cui la profezia che veniva a intersecare, a permeare le riunioni o liturgiche o semplicemente comunitarie della Chiesa primitiva, quella medesima effusione dello Spirito, quella medesima profezia viene a permeare anche le nostre assemblee comunitarie. E siccome c'è molta analogia tra la Chiesa primitiva e il rinnovamento dello Spirito, per avere delle indicazioni più sicure, una piattaforma sicura, è bene che noi così in sintesi vediamo questo fenomeno nella Chiesa primitiva. Accanto ai profeti riconosciuti che esercitano un ruolo ministeriale nelle comunità cristiane, abbiamo anche profeti, diciamo, in tono minore, che esercitano la loro attività nelle assemblee liturgiche o anche semplicemente fuori le assemblee liturgiche e che non sono nominati, ma esercitano il loro ruolo. Paolo, nell'elenco dei carismi, nella lettera ai Corinzi, prima, ci parla del carisma della profezia. E nel medesimo capitolo, nella medesima lettera, capitolo 14, va di nuovo al dono della profezia e regola l'uso della profezia. Si tratta della profezia assembleare, quale si manifestava proprio nelle riunioni della comunità primitiva in tutte le chiese. L'evento pentecostale fece capire agli apostoli e ai primi cristiani che lo Spirito era venuto su di loro, era sceso nella chiesa. E con lo Spirito si era risvegliata la profezia. Spirito Santo e profezia sono strettamente connesse nella mentalità dei giudei. Proprio un testo rabbinico del tempo dice: da quando sono morti Ageo, Zaccaria e Malachia, gli ultimi profeti, lo Spirito Santo ha abbandonato Israele. Per cui connettevano la presenza dello Spirito Santo con la presenza della profezia. Quando non c'erano più profeti, pensavano lo Spirito Santo se n'è andato.
La venuta dello Spirito sulla prima assemblea cristiana richiamò inevitabilmente la profezia come primo effetto della presenza dello Spirito. Lo Spirito era venuto ed essi cominciarono a profetare. Quando nel capitolo 19 degli Atti Paolo va ad Efeso e impone le mani, scende lo Spirito Santo visibilmente e i discepoli incominciano a profetare. Per cui effusione dello Spirito e profezia sono strettamente connesse. Lo Spirito profetico si manifesta innanzitutto con la lode a Dio, con l'acclamazione a Dio, con l'esortazione a riconoscere Gesù Signore, con l'esortazione a convertirsi. Sono i primi elementi della profezia. Difatti, gli apostoli, quando ricevettero lo Spirito Santo, cominciarono a lodare Dio, a glorificarlo, e poi Pietro arringa la folla, esorta alla conversione, esorta a ricevere anch'essi il dono dello Spirito dopo essersi pentiti dei loro peccati, additando in Gesù il Salvatore. Questa è la vera profezia che si manifesta nella Chiesa primitiva. Noi qui dovremmo fare adesso un esame, un excursus sulle fonti in cui noi vediamo questo Spirito Santo che è disceso nella Chiesa, vive nella Chiesa e produce largamente doni di profezia. Non soltanto crea profeti stabili, profeti ministeriali, ma si effonde in tutta l'assemblea in modo che occasionalmente questo o quell'altro possa profetare, dicendo o una parola di lode a Dio, o una parola di esortazione, di conforto, anche di ammonimento, di incoraggiamento all'assemblea che è presente nella preghiera. Quando Paolo si avvia verso Gerusalemme e arriva a Tiro, dice queste parole: in tutte le città che io tocco, lo Spirito Santo mi dice che io debbo andare a Gerusalemme a patire. Come mai lo Spirito Santo in ogni città diceva a Paolo che lo attendevano a Gerusalemme tribolazioni? Evidentemente attraverso i profeti, che non sono nominati. Quando lui assisteva alla riunione liturgica, quando lui era presente all'assemblea di preghiera, i profeti, mossi dallo Spirito, come detto, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo che le catene lo attendevano a Gerusalemme. Questa profezia che davano di città in città a Paolo nelle assemblee liturgiche poi viene confermata da Agabo quando prende la cintura di Paolo, come vi ho detto ieri, Agabo che invece è un profeta ministeriale, un profeta riconosciuto. Ma a prescindere da questo profeta riconosciuto di nome, Agabo, c'erano questi profeti anonimi i quali avvertivano Paolo di quello che doveva succedere. Profeti e dottori erano ad Antiochia. Abbiamo i nomi, ma ce n'erano altri. Capitolo 13 degli Atti. Il Signore in preghiera dice:
separatemi Barnaba e Saulo per un'opera a cui io li destino. Impongono le mani dopo aver digiunato e li inviano in missione. Sono i profeti che indicano quello che bisogna fare. Così troviamo questa presenza di profeti, diciamo minori, anonimi, ma presenti veramente nelle assemblee, proprio nel libro degli Atti. Nella prima lettera a Timoteo, due volte, Paolo ricorda questi profeti nell'ordinazione vescovile, appunto lui si basò sulle indicazioni dei profeti. E così anche in tutti gli Atti noi troviamo qua e là la profezia assembleare che è diversa da quella profezia che è riservata ai grandi profeti del Nuovo Testamento. Nel capitolo 14 degli Atti, della lettera di Paolo prima ai Corinzi, Paolo parla diffusamente dell'uso del dono della profezia, del perché bisogna profetare e come bisogna profetare. Per cui già in questo capitolo abbiamo un'assemblea liturgica in azione dove si manifesta lo spirito di profezia. Nella lettera ai Romani, capitolo 12, è detto che ognuno eserciti il suo ministero, esercita la profezia secondo la misura della fede. Si tratta di un uso comune della profezia. Una volta che il carisma della profezia, paraclesis, è sceso nell'assemblea, una volta che un po' tutti alla volta possono anche profetare. È per questo che Paolo poi esorta nella medesima lettera di esplicare tutta la profezia, perché è un dono grandissimo di Dio e perché lui è sollecito dell'edificazione della Chiesa attraverso questo dono profetico. Ho voluto dare questi accenni per dire che la profezia assembleare, quella cioè che si manifesta nei nostri gruppi, la troviamo presente nelle chiese apostoliche, in tutta la chiesa primitiva. Qua e là abbiamo degli accenni negli Atti degli Apostoli, soprattutto capitolo 2, capitolo 8, capitolo 19, capitolo 10, poi 20, 21 degli Atti degli Apostoli, e poi nelle lettere paoline, là dove si parla di profezia, e anche qualche accenno lo possiamo trovare nell'Apocalisse, i primi, possiamo dire, i primi cristiani nelle chiese, sette chiese, sono avvertiti in spirito di profezia del loro stato e di quello che debbono fare. Alla chiesa di Sardi tu dirai così e così. Alla chiesa di Filadelfia, alla chiesa di Laodicea, sono tutte profezie che vengono date per quelle chiese. Per cui questo dono profetico è comune nella chiesa primitiva. Ed è questo dono profetico che è risuscitato, è stato dato a noi nei nostri gruppi per l'edificazione del gruppo stesso, per l'esortazione, per l'incoraggiamento che dobbiamo ricevere. Barnaba, quando va ad Antiochia, capitolo 11, incoraggia. Lui, Barnaba, è il figlio dell'esortazione, significa esorta, incoraggia i cristiani a perseverare. E lo scopo principale
della profezia è appunto l'incoraggiamento, l'esortazione, perché la Chiesa di Dio sia edificata e anche perché sia ben istruita, in modo che la sana dottrina possa essere meglio inculcata attraverso la profezia. E coloro che troviamo i discorsi ispirati, il discorso che avveniva nelle assemblee non erano dello stesso tipo. Il discorso proprio, quello profetico, era il discorso ispirato. La cristianità primitiva riconosceva l'ispirazione quando c'è uno che esortava, esortava per ispirazione dello Spirito, oppure esortava così semplicemente come un dottore, come un uomo, con il dono della didascalia. Questo è assodato e questo crede che sia sufficiente per iniziare il nostro discorso sulla profezia assembleare quale si manifesta nei nostri gruppi. Precisando questo, che la profezia è comune nella Chiesa primitiva. Nel libro, cioè nel capitolo undicesimo, abbiamo tante indicazioni, ma soprattutto nel capitolo 12 e nel capitolo 14, nella prima lettera ai Corinzi, abbiamo quasi un paradigma dell'uso della profezia. Quando uno viene nell'assemblea ed è un infedele, viene colpito dalla profezia, per cui la profezia anche converte, allo scopo di convertire, di far riconoscere che Cristo è il Signore. Tutti potete profetare, non affollatevi a profetare. Questo non significa che tutti hanno ricevuto il dono profetico, ma tutti quelli che hanno ricevuto il dono profetico possono profetare, però uno alla volta, due, tre, sufficiente. Sebbene questo spirito profetico sia in tutti e tutti possono profetare, però deve essere fatto tutto con ordine. Sono delle regole che Paolo mette perché tutto sia fatto con decoro. Paolo riconosce che questo spirito è molto diffuso nell'assemblea, però riconosce nel medesimo tempo che non tutti hanno questo dono. Difatti dice che tutti forse parlano le lingue, che tutti forse hanno il dono della profezia, non tutti, però i molti che ce l'hanno debbono avvicendarsi gli uni agli altri con ordine, in modo che la preghiera non venga turbata e l'assemblea possa procedere nello svolgimento della propria azione liturgica o della propria preghiera. Quando però c'è una rivelazione, che è un dono diverso, tutti i profeti debbono tacere, perché è un altro dono, un dono più alto, un dono particolare, per cui c'è una distinzione tra la rivelazione e il dono profetico. E allora nelle chiese primitive abbiamo che il dono è diffuso, molti hanno questo dono. Questo dono si distingue dagli altri doni, non tutti ce l'hanno, serve soprattutto per esortare, confortare, insegnare, incoraggiare e convincere. Lasciamo adesso questo quadro così sinteticamente abbozzato e veniamo ai nostri gruppi. Anche nei nostri gruppi si manifesta questa profezia che noi chiamiamo assembleare, nel senso che si manifesta nell'assemblea, che è in preghiera, è un dono dato a molti per l'edificazione comune.
che bisogna usare con molta diligenza, discrezione, perché la comunità sia edificata. Un dono che va esercitato con ordine e con discernimento. I profeti siano sottomessi ai profeti per il discernimento. Adesso la profezia quale si manifesta nei nostri gruppi. Non dobbiamo dimenticare i connotati della vera profezia. La profezia è una parola ricevuta da Dio, il quale Dio, Spirito Santo, illumina la mente, deposita nel cuore la parola, muove la volontà ad esprimere quella parola perché produca il suo effetto. Lo Spirito Santo usa il profeta come uomo, essere intelligente, dotato di molta intelligenza, dotato di volontà, dotato di libertà. Cioè, lo Spirito Santo usa lo strumento uomo, che resta uomo nell'esercizio cosciente delle proprie facoltà. È un punto molto importante per noi, perché tante volte noi possiamo confondere la profezia con altre manifestazioni. La profezia, quella ricevuta dallo Spirito, non toglie l'uso dell'intelletto, non toglie l'uso della volontà, non toglie la libertà all'uomo. Usa l'uomo tale qual è, nel pieno esercizio delle sue facoltà. Il profeta non entra in trance. Il profeta non è un automa. Il profeta non è un medium che riceve un messaggio, non capisce niente, pronuncia quel messaggio e non sa quello che ha detto. No. La vera profezia coglie il profeta come uomo, nell'uso pieno delle sue facoltà. Sì, sarà lo Spirito a illuminare la mente, a deporre nel cuore quella parola che poi il profeta può elaborare per meglio esprimerla. Lo Spirito Santo può muovere la volontà e muove la volontà a proferire quella parola. Può reagire anche il corpo nella profezia per l'impatto con la realtà divina, però l'uomo non perde la sua libertà. L'uomo non è un automa, non c'è automatismo né creante né parlante. Come nelle visioni, dono di visione o di rivelazione, non c'è chiaroveggenza statica né chiaroveggenza viaggiante, così anche nella profezia non c'è automatismo né creante né automatismo parlante, in cui l'uomo, quasi in trance, quasi in estasi, pronuncia parole che non comprende, parole meravigliose, quasi sotto l'azione di un'altra persona, senza che lui capisca quello che dica. No. Il profeta deve capire quello che dice. È uno strumento nelle mani di Dio. E il Dio usa lo strumento tale qual è, nella pienezza delle sue facoltà. Questo non toglie che la parola ricevuta da Dio produca nell'impatto delle reazioni psicofisiche. Questo non vieta che il profeta è in tormento di gestazione finché non pronunzia questa parola. Questo non vieta
che il profeta senta una mozione, quasi una coazione a parlare. Il profeta Amos, abbiamo visto il testo ieri, quando Dio dà la parola, chi può non profetare? Necessariamente dobbiamo profetare, per cui c'è questa spinta, questa coazione a profetare, e non trova pace il profeta finché non ha assolto a questo suo compito. Però tutto questo non toglie la libertà al profeta, non gli toglie il lume dell'intelletto, non gli toglie la volontà, non gli toglie la libertà, per cui il profeta è strumento nelle mani di Dio, un strumento umano pienamente libero. È un punto importante questo. Quando invece noi dubitiamo della libertà del profeta, quando vediamo uno stato di trance del profeta, quando vediamo un'alterazione nella personalità del profeta, cominciamo a dubitare se si tratta di una vera o falsa profezia, se si tratta di un fenomeno profetico o di un fenomeno parapsicologico. Di qui il discernimento degli spiriti. Dunque la profezia, anche quella assembleare, è una parola ricevuta. La sensazione è che venga ricevuta nel cuore. Il cuore biblico è la sede dell'intelligenza. Però quando è ricevuta questa parola, la mente, il cuore, la volontà, le facoltà del profeta sono coinvolte. La parola è ricevuta dal profeta come essere cosciente, come strumento umano nelle mani dello Spirito. Questo avveniva nei profeti, questo deve avvenire nei profeti assembleari dei nostri gruppi. Vi ripeto che noi cominciamo a dubitare della validità di un profeta o di una profezia quando si notano fenomeni che compromettono le facoltà dell'uomo, compromettono la libertà dell'uomo, compromettono la sua intelligenza, il suo intelletto o la sua volontà. Dunque è una parola ricevuta. Quando viene ricevuta la parola? In genere viene ricevuta la parola nell'assemblea, in un contesto di lode. Andiamo così alla genesi della profezia assembleare, e in un contesto di lode, particolarmente, non necessariamente, e in un contesto di lode che ordinariamente, ma non esclusivamente, nasce la profezia. Perché in un contesto di lode? Perché nel contesto di lode la mente, il cuore del profeta e dell'assemblea è rivolta verso l'alto. E la profezia è una risposta che Dio dà alla preghiera dell'assemblea. Avviene dopo un canto in lingue, molte volte, questo come esperienza, avviene dopo il canto in lingue, dopo il canto in lingue c'è il cosiddetto silenzio profetico, che tante volte non viene più osservato, ma nei primi tempi veniva osservato scrupolosamente. Dopo il canto in lingue c'è il silenzio profetico, perché si attende la profezia, e dopo la profezia si attende l'interpretazione, oppure si attende che qualcuno interpreti il canto stesso. Avvertimento: dopo il canto profetico, dopo il canto in lingue, canto che è ispirato, quando è ispirato, è necessario che ci sia il silenzio profetico, perché è in questo momento che ha ordinariamente genesi la profezia. Comunque la profezia nasce in un contesto di lode. Come nasce la profezia in una persona? È una parola ricevuta.
che prende una forma, può essere una illuminazione dello spirito, con una parola, che viene poi elaborata dentro il cuore, finché viene il momento in cui la volontà viene spinta dallo spirito a pronunziare quella formula, ossia quell'idea, rivestita ed espressa con le parole o suggerite dallo spirito, oppure fatte dallo stesso profeta, il quale veste quell'idea, quella parola centrale, con proprie parole per rendere intelligibile il messaggio. Quando noi parliamo di parola ricevuta, diciamo un'idea, diciamo un messaggio, diciamo anche un dettato profetico, perché alle volte si riceve un dettato profetico. Questo avviene in un contesto, vi dicevo, di lode, ma non è escluso che possa avvenire in altri contesti. Il profeta o colpisce tutti, quando è destinato a tutti, o colpisce i più sensibili, perché gli altri non sono preparati, o colpisce quell'uomo a cui è destinato una profezia singolare. Ma la profezia sempre colpisce. Ecco perché c'è il fenomeno del ritorno, della risonanza, dell'assemblea che dice il Signore ha parlato. Poi vedremo il frutto della profezia. Una profezia vera produce il suo frutto, perché l'assemblea, mossa con un'esortazione dello Spirito o istruita dallo Spirito, riceve dallo Spirito quel dono, mette a frutto quel dono e l'assemblea cresce nella conoscenza di Dio, nell'amore di Dio, nella preghiera. Quando non c'è una crescita così nella preghiera, nella vita carismatica, con tante e tante profezie, bisogna seriamente dubitare che si tratti di vere profezie. Ecco il frutto della profezia. Sono criteri diagnostici che dobbiamo avere sempre davanti ai nostri occhi. È vero che tante volte può succedere che l'assemblea sia sorda, ha indurito il cuore, ha indurito le orecchie, ci sono vere profezie, ma l'assemblea non coglie più la profezia. E allora l'assemblea è malata, è dura di cuore, è dura di orecchie, e allora bisogna che qualche volta il profeta tuoni. Sveglia, sveglia tutto che dormi e Cristo ti illuminerà. Due sono i casi: o l'assemblea cresce o l'assemblea si indurisce. Se cresce, bene, la profezia produce il suo effetto. Se si indurisce, allora la profezia non ha prodotto il suo effetto, come avveniva con gli ebrei, con gli israeliti. I profeti tonavano ed erano loro indisturbati. Questa profezia non è per noi. Queste profezie per i tempi futuri non venivano toccate. Può succedere anche questo in un gruppo. Però normalmente, quando dopo tante e tante profezie non c'è il frutto, e cioè la assemblea non è confortata, non è incoraggiata, non è così amalgamata, non è istruita nelle vie del Signore e non progredisce, allora bisogna stare attenti e domandarsi se quella profezia o quelle profezie che avvengono nel gruppo sono vere profezie oppure sono delle non profezie, sono parole di uomini, sono presunzione di persone che vogliono fare da profeti. Ancora,
La profezia prende una forma. Qui non dobbiamo molto insistere. Tante volte la vera profezia si può distinguere dalla forma. È vero che ci può essere un discorso profetico. L'assemblea nota che quella persona parla dietro ispirazione dello Spirito. Ma quando ci sono queste profezie assembleare, semplici, o è un testo dalla Scrittura, ne parleremo adesso, oppure è una parola di consolazione, di esortazione, di edificazione, che prende una forma sua, quasi una forma poetica, che col discernimento si arriva a distinguere da ciò che non è profezia. La profezia ha una sua forma poetica, bella, armoniosa, a forma talvolta di distico, oppure a forma di chiasmo. Chiasmo, oppure a forma di distico. Sono degli indizi che ci dicono che ci troviamo di fronte a una vera profezia. Sono degli aiuti che noi possiamo avere nel discernimento della vera profezia. Però il vero discernimento si ha quando noi esaminiamo non tanto il profeta quanto il contenuto della profezia. Una profezia che non porta pace, quella non è profezia. La profezia che porta divisione non è profezia. Una profezia che non corrisponde alla verità della fede non è profezia. Una profezia che compromette la carità non è profezia. Lo scopo della profezia è edificare, consolare, esortare, confortare, è un aiuto che dà lo Spirito Santo perché la comunità cresca nella preghiera a Dio e nella pace, nell'amore della stessa comunità. Quando una profezia non elevi a Dio, quando una profezia scompagina, mette un po' di disagio nella comunità, quella profezia sicuramente non è profezia. È presunzione dell'uomo, presunzione anche del profeta. Adesso vediamo alcune forme di profezia. Ci può essere anche una profezia predittiva, una profezia in cui un profeta annuncia un evento. Sono casi rari, ma che si possono avere. Si ricorda nella letteratura nostra che mentre a New York si era in preghiera assembleare, un profeta annunzia, dite alla comunità di Beirut di uscire dal palazzo dove si trovano perché una bomba sta cadendo e distruggerà il palazzo. Subito si mettono in comunicazione con Beirut, l'assemblea è in preghiera, escono tutti, quando tutti sono in salvo, cade la bomba e distrugge il palazzo. Ecco una profezia predittiva. Attenti alle profezie predittive. Bisogna avere molto discernimento, chiedere aiuto al Signore
di fronte a una profezia predittiva, perché in genere non esistono le profezie. Se non ci si trova di fronte a un profeta sicuro, il cui ministero è stato riconosciuto, la cui profezia è stata trovata sempre vera. Una profezia predittiva occasionale in genere non viene mai così presa sul serio, però potrebbe anche essere presa sul serio, perché Dio può anche suscitare un profeta. Però altro è una profezia predittiva data da un profeta sicuro, altro è una profezia predittiva occasionale delle tante che succedono così in mezzo a noi, che trovano, per nascere, il tempo che trovano. Comunque la profezia predittiva, quando è confortata da altre profezie predittive sul medesimo punto, allora bisogna che noi prestiamo attenzione a questa profezia, come avveniva appunto per Paolo. In tutte le città lo Spirito Santo, attraverso i profeti, gli diceva quello che lo attendeva a Gerusalemme, come avveniva con Eliseo quando si trattò di rapire Elia. I profeti delle diverse città gli dicevano: non sai che oggi Dio ti toglierà Elia? Andava in un'altra città: non sai che oggi il Signore ti toglierà Elia? Una profezia predittiva per essere presa in considerazione, a meno che si tratti di un profeta sicuro, deve essere confermata da altri. Andiamo alle profezie personali. Ci sono due forme di profezie personali. La profezia elogiativa e la profezia dispregiativa. Non bisogna tener conto. Dio non elogia nessuno. Dio non disprezza nessuno. Non elogia nessuno di fronte agli altri per tutelare la umiltà. Non disprezza nessuno per tutelare la carità. Ci sono però dei casi isolati in cui una persona è molto prostrata, e allora il Signore usa la profezia per risollevare lo spirito affranto. Alle volte il Signore fa un richiamo a tutta l'assemblea che collettivamente va male, per esortarla a retrocedere. O qualche volta il Signore, senza ledere la carità, denuncia un patto increscioso che c'è nella comunità, perché la comunità si mette in guardia contro questo patto increscioso. Ma comunque la profezia, né quella dispregiativa né quella elogiativa, bisogna prenderle in grande considerazione, almeno che non si tratti di alcuni casi in cui la comunità o il pastorale o i profeti non facciano un discernimento serio. Fin qui abbiamo parlato delle diverse profezie. Quale forma prende la profezia? È la forma, come vi ho detto, di un oracolo, di un discorso, quando è discorso profetico, oppure di un'affermazione, che in questo caso prende la forma o del chiasmo o del distico. È una parola comunicata da Dio, ricevuta dal profeta, pronunziata dal profeta. Il profeta, secondo l'ispirazione, può usare la lingua vernacola, può usare anche le lingue suggerite dallo Spirito. Quando abbiamo una profezia in lingue, in genere la profezia è breve e viene interpretata con il dono dell'interpretazione, qualche volta dal profeta stesso,
ma molte altre volte invece dall'interprete. Quando è interpretata da altre, e allora il profeta sente ritornare dentro di sé, quasi tradotte, le parole che lui ha detto in lingue, e comprende quello che ha detto. E allora dice: confermo, ho detto questo. Il vero confermo è quello del profeta, il quale ha ricevuto l'interpretazione da un altro e conferma che quella è l'interpretazione. Il confermo non significa bello, mi piace, no, non è questo. Il confermo è, si ha in due casi: o quando il profeta si vede ritornare le parole dette dentro, le capisce e dice che questo gli ho detto, oppure quando un altro profeta ha il medesimo testo o un testo similare che lui stava dicendo e non ha detto, e allora dice: confermo, perché anch'io ho avuto questo testo, ho avuto un testo similare. Soltanto in questi due casi bisogna dare il confermo, ma quei confermi generali di approvazione non vanno mai detto, confermo, no. Anche nel fenomeno di risonanza l'assemblea deve lodare il Signore: ti benediciamo Signore per quello che hai detto, ma nessuno deve dire confermo se non è lo stesso profeta che ha ricevuto l'interpretazione, oppure se ne è un altro che ha ricevuto una profezia simile o uguale a quella che ha detto il profeta. Andiamo adesso alla forma che ormai è venuta in auge nei nostri gruppi di Sicilia. Ci viene contestato questo dono perché non si trova altrove. Non si trova altrove il dono della profezia numerico-biblica, se non in qualche caso raro, ma come fenomeno di massa è un fenomeno siciliano. E allora i responsabili di tutto il mondo si domandano: che dono è questo? È un dono valido? Non è un dono valido. Noi difendiamo l'autenticità del dono, perché questo dono viene contestato per la novità. Se è un dono dello Spirito, perché deve trovarsi anche negli altri gruppi? Non è detto, lo Spirito distribuisce i suoi doni dove vuole e come vuole. E poi non è detto che questo medesimo dono non si possa così estendere, non possa partire dalla Sicilia e invadere tutto il mondo. Non è detto. Anzi, succede questo, che in qualche parte d'Italia si sta manifestando pure questo dono, per cui non è un prodotto della terra di Sicilia, ma è sempre un prodotto dello Spirito. Però bisogna stare attenti, perché ce lo contestano come un dono divinatorio, come un dono di automatismo. E allora noi dobbiamo difendere il dono. Non si tratta nel caso di automatismo parlante, né di automatismo creante, perché chi pronuncia così il testo o indica il testo non è in trance, non è un medium, non riceve da altri, non pesca nel patrimonio degli altri. Il pescaggio
nell'inconscio collettivo. Però si danno dei casi in cui bisogna stare attenti al fenomeno del placebo e al fenomeno del pescaggio. Questo è per difendere l'autenticità del dono. Cos'è il fenomeno del placebo? Cioè uno viene interrogato, oppure l'assemblea è nelle aspettative di ricevere un buon messaggio. E allora questo condiziona il profeta, il quale tra i tanti testi può anche essere invogliato a scegliere un testo che sia di gradimento per tutti. È un fenomeno così del placebo. Noi adesso diciamo che non è vero. Però è bene che noi rispondiamo alle obiezioni che ci fanno. Oppure è un fenomeno di pescaggio nell'inconscio collettivo. Cioè, o nell'inconscio individuale. E ad operazione di inconscio, cioè il mio inconscio pesca nell'inconscio collettivo quell'indicazione profetica che più si adatta a quel momento e pronuncia quel messaggio. Oppure nell'inconscio individuale, io pesco nel tuo inconscio, il mio inconscio pesca nel tuo inconscio quello che tu desideri. E ti do una risposta. Sono le obiezioni che ci fanno, per cui ci troveremmo di fronte a un patto parapsicologico, non a un patto divino, a un patto di ispirazione. Noi difendiamo a spada tratta la origine soprannaturale del dono della profezia biblico-numerica. Sebbene in qualche caso noi possiamo dubitare che il profeta non abbia ricevuto un'indicazione dello Spirito, ma abbia pescato nelle sue reminiscenze, oppure abbia pescato nell'inconscio degli altri per dare una risposta al richiedente. Possiamo anche dubitare in qualche singolo caso, e allora bisogna che ci sia molto discernimento. Come anche possiamo provocare l'esistenza di un'altra fonte, la fonte diabolica, in alcuni casi niente vieta che lo spirito maligno, approfittando dello stato di subbuglio del profeta, possa suggerire un testo che non viene da Dio, ma è suggerito dal maligno. Per cui è un dono che va molto vigilato, va difeso, vigilato, protetto e incoraggiato. Qui dovremmo fare una lunga conversazione a riguardo, ma che non possiamo fare perché il tempo è scaduto. Però alcune cose dobbiamo pur dirle sulla profezia biblico-numerica. Come avviene? Avviene in diverse forme. Ci sono quelli i quali ricevono il messaggio così come un'immagine mentale. Passa il versetto Isaia 4, 4, 6. E come così da destra a sinistra, da sinistra a destra, ecco, sinistra a destra, destra a sinistra. Ho parlato con una che ha dei messaggi e che non è carismatica, è sotto azione diabolica, che riceve i messaggi. Quando è da destra a sinistra sono messaggi buoni, quando è da sinistra a destra sono messaggi cattivi. E riceve proprio le parole, per cui bisogna stare attenti all'origine. È un dono da vigilare,
da sottomettere a discernimento, ma non disprezzare, perché sicuramente è un dono dello Spirito, perché abbiamo le caratteristiche, abbiamo i connotati, abbiamo cioè tutti quegli argomenti che avvalorano l'origine soprannaturale di questo dono. Per cui non dovete dubitare del dono, il dono è soprannaturale, si tratta di un dono dello Spirito Santo. Però stare attenti, perché anche i doni dello Spirito possono andare a degrado, possono anche essere così inquinati da altre fonti. Però la fonte principale, diciamo originale, è sempre lo Spirito Santo, il quale suggerisce o attraverso una visione mentale o attraverso una locuzione interiore, qualche volta attraverso la locuzione auricolare. Sono tre forme molto comuni. Io sono stato a Ragusa in questi giorni e ho parlato con diversi profeti e ho un po' ascoltato un po' come avviene la profezia, ossia l'indicazione biblica, come è nata, che cosa ha fatto, quale reazione produce, e da quello che mi hanno narrato, ne ho contattato 6 o 7, ho capito che realmente ci troviamo di fronte a un'azione dello Spirito, altrimenti nulla si potrebbe spiegare. Prendete per esempio il caso di uno il quale non conosce la Bibbia, perché non l'ha mai letta così com'è, soltanto ha letto o ha ascoltato i testi liturgici, dove c'è sì indicato il capitolo, ma ne sono indicati i versetti. E allora quest'uomo, spinto dallo Spirito, cita il libro di cui dubita se esista o non esista, oppure cita il testo con i precisi connotati, capitolo, versetto, e anche nel versetto la prima parte, l'ultima parte, la prima parola, la seconda parola. Tutto questo umanamente non si può spiegare. E neanche con tutte le spiegazioni parapsicologiche, sia di automatismo parlante, creante, sia di pescaggio nell'inconscio, sia di doppia vista, anche un fenomeno parapsicologico, tutto questo non si può spiegare assolutamente, perché tutte le spiegazioni di ordine scientifico o parascientifico non reggono di fronte a questo dono. O l'origine è sempre soprannaturale, difficilmente può essere diabolica, perché produce degli effetti buoni, e poi non possiamo noi pensare che lo Spirito Santo dia larga mano in un contesto di preghiera allo spirito cattivo di parlare. Soltanto in qualche caso potremmo dubitare, ma non nel contesto in cui noi operiamo. Per cui diciamo che noi abbiamo tutti gli argomenti in mano per dire che viene da Dio. Oppure uno che non sa leggere perché è cieco. Ho parlato con un vecchietto lì a Ragusa, l'ho avuto accanto, non conosce le scritture, è cieco e dice: bene, prendi Isaia, seconda lettera, capitolo 8, versetto 7, 4 e 4 dopo. Lui non conosce le scritture, non sa leggere, non ci vede. E allora come mai può dare questa indicazione? Quale pescaggio può fare? È di origine divina, evidentemente. Soprattutto quando quella profezia produce il suo effetto, si intona al contesto, produce effetti buoni nell'assemblea, edifica, consola,
incoraggia, e allora abbiamo tutti connotati della vera profezia. Qui non è il, voleva alcuni profeti, ma il tempo noi più non l'abbiamo, ci vorrebbe un'altra lezione, ma vogliamo fare la mistagogia. Soltanto questo vogliamo dire, che un dono sicuro contro gli altri che ci dicono come mai voi l'avete e noi non l'abbiamo. Va bene. Noi l'abbiamo e voi non l'avete. Domandate allo Spirito. Guardate, arrivate a questo punto, io non so se debbo continuare e poi un po' trasportare la mistagogia a mezzogiorno oppure alla sera, vediamo. Come? Sì. E allora noi terminiamo e poi riprendiamo il discorso. Per cui noi abbiamo come punto fermo che la profezia biblico-numerica non ha altra spiegazione che quella soprannaturale. Non è un dono divinatorio, né è un dono di automatismo, né non è un dono di veggenza, di chiara veggenza. Non è un dono parapsicologico di pescaggio nell'inconscio collettivo o nell'inconscio universale, né nell'inconscio individuale. Tutti i quanti connotati ci portano, ci orientano verso l'origine divina di questo dono, per cui dobbiamo ringraziare il Signore. Questo però non ci vieta di fare un discernimento serio su questo dono profetico, sia perché può essere inquinato da reminiscenze della persona, da risonanze interiore, da pescaggio del proprio patrimonio, perché un profeta può collezionare un proprio repertorio e al momento opportuno pescare nel proprio repertorio e dare. Per cui bisogna stare molto discernimento. E poi perché è un dono che può degradare, come tutti gli altri doni, i doni di profezia, soprattutto questo dono, è soggetto a degrado. Bisogna coltivare questo dono, conservarlo, proteggerlo, perché raggiunga lo scopo per cui Dio lo ha dato. Amen. Questo della profezia numerica, uso corretto della profezia numerica. I modi di recezione della profezia variano da persona a persona, per cui il primo discernimento deve essere fatto dal profeta per assodare che quella indicazione ti venga da Dio e non ti venga da te stesso, perché è diversa la profezia biblico-numerica dal ricordo biblico. Anche questo può essere un dono del Signore. Pietro, in un momento particolare nella casa di Cornelio, ricorda le parole del Signore. Allora mi ricordai quello che disse il Signore. Ed è un dono dello Spirito, perché Gesù stesso, parlando dello Spirito Santo, disse: egli vi ricorderà tutte quelle cose che io vi ho detto e vi rivelerà anche cose future. Per cui il ricordo biblico, il ricordo improvviso di una parola del Signore, può rientrare in una profezia biblica. In questo caso il profeta può citare il testo che ricorda,
anche senza citare il capitolo e il numero. O se lo ricorda, citerà anche il capitolo e il numero. Il profeta stesso deve fare il discernimento sulle indicazioni bibliche ricevute. In un primo tempo deve assodare che quelle indicazioni rispondano a verità. Ebbene, prima di parlare in pubblico, che lui stesso assodi che quell'indicazione venga da Dio. Perché mettiamo che tu riceva un'indicazione. Gioele, capitolo 12, versetto 4, tu puoi vedere, Gioele non ha 12 capitoli, il versetto 4 non indica niente, e allora è una parola interiore propria che non indica niente, non viene indicazione dello Spirito. Per cui nell'autodiscernimento deve essere il profeta stesso ad assodare, soprattutto nelle prime volte, che veramente quell'indicazione venga dallo Spirito, perché è un'indicazione che fa bene bene nel contesto, quella indicazione ti fa sussultare di gioia, quell'indicazione ti dà la sensazione che sia stato lo Spirito a parlare. Questo per quanto riguarda il profeta. Adesso andiamo all'uso della profezia biblica in assemblea. La profezia biblica in assemblea può essere usata per l'interpretazione. Abbiamo un'interpretazione biblica molto bella. Quando dovesse mancare l'interpretazione profetica, c'è l'interpretazione biblica. Il profeta, anziché interpretare quel messaggio in lingue con parole proprie, lo interpreta adducendo un testo biblico. In questo caso l'interpretazione, se è autentica, è più sicura, perché corrisponde a una parola di Dio. In genere, come va fatto l'uso, quale uso bisogna fare della profezia numerica? Abbiamo tre usi: l'uso in assemblea, l'uso in un gruppo di preghiera e l'uso privato. Uso in assemblea. Succede spesso nelle nostre assemblee che noi riceviamo delle indicazioni bibliche. Possono essere indicazioni di risonanza, indicazioni di reminiscenza. Possono essere indicazioni profetiche. E allora bisogna stare attenti che non si tratta di un fenomeno di risonanza, non si tratta di un fenomeno di reminiscenza, ma si tratta di una profezia numerica. Qual è il fenomeno di risonanza? Noi parliamo del pastore buono. E allora tutti i testi di pastore buono si affollano alla nostra mente. Noi peschiamo dentro di noi, nel nostro patrimonio, tutte quelle che già sappiamo. Per cui facilmente siamo portati a dare testi di risonanza, perché quell'argomento ci porta a questo, diciamo, pescaggio interiore per confermare quello che è stato detto. Non è che questo sia sempre riprovevole, no. Potrebbe anche darsi che sia lo Spirito Santo a suggerire quel testo, per cui in questo caso viene dallo Spirito. Però siccome facilmente può avvenire che sia non un'indicazione profetica, ma una semplice reminiscenza,
o una semplice risonanza, allora bisogna stare attenti, questo per il profeta, a discernere se è una risonanza, se è una reminiscenza o se è un'indicazione biblica. Quando è indicazione biblica c'è un modo di recepire la risonanza e la reminiscenza, è un patto che appartiene alla testa, mentre la parola profetica è un patto che appartiene al cuore. Non solo, ma se noi abbiamo i tipici modi di recezione, secondo il profeta, o per parole interiore, o per orecchio, parole auricolare, oppure per visione, ossia messaggio visivo, allora è il profeta stesso che deve discernere se si tratta di una parola biblica ispirata da Dio, ricevuta nel cuore, o soltanto di una semplice reminiscenza o di una semplice risonanza. Tanti messaggi che vengono qui ad affollarsi sul nostro tavolo sono fenomeni di reminiscenza, fenomeni di risonanza, per cui anche chi dirige il gruppo, o meglio chi dirige la preghiera, deve sapersi orientare. Anche una parola di risonanza, una parola di reminiscenza può essere utile per la conduzione della preghiera. Come va fatto allora in assemblea l'uso di questo dono? Anticamente il profeta si alzava e annunziava, il profeta, oppure il testo biblico, cioè il libro, il capitolo e il versetto. Subito si leggeva e quella parola detta, se era parola di Dio, produceva il suo effetto. Mi ricordo il primo effetto che si riceveva quando veniva pronunziata una parola dietro una citazione biblica. Questo è un uso che può essere conservato quando si tratta di profeti sicuri e quando si tratta di messaggi forti che il profeta avverte dentro di sé, per cui sente una spinta fortissima a parlare. Allora l'effetto che è connesso con la proclamazione è un effetto voluto dallo Spirito. È lo Spirito che suggerisce quella parola per scuotere l'assemblea. Mettiamo che tutta l'assemblea è in torpore, e allora lo Spirito suggerisce, Efesine 5, sveglia tutto che dorme, e Cristo ti illuminerà. Oppure l'assemblea così è in uno stato di prostrazione, e il Signore dice, io sono il Signore, confidate in me, citando il testo biblico. E allora il profeta stesso, se sente una forte spinta a pronunziare in quell'istante la parola biblica ricevuta, allora lo faccia. Ma nel caso ordinario di un'assemblea di preghiera, è bene che il messaggio o l'indicazione biblica venga scritto e consegnato a chi dirige la preghiera, perché nel suo discernimento o la pronunci subito oppure la innesti nel corso della preghiera, ossia quell'indicazione non viene perduta. Va bene? Questo quando si tratta dell'uso della parola ricevuta nell'assemblea. Poi l'uso può cambiare da gruppo a gruppo. In un gruppo nascente può anche essere manifestato subito la parola, quando si è sicuri che c'è il Signore che parli, quando c'è convergenza di molti profeti nella così profezia ricamata, nella profezia composta, dove 3-4 profeti intervengono. Allora c'è tutto un discorso del Signore che va raccolto e poi
subito proclamato quando è completo. Qui spetta al pastorale, spetta a coloro che dirigono il gruppo di sapere scegliere la forma migliore per l'uso di questo dono in assemblea. Secondo uso, nel gruppo di preghiera c'è da fare discernimento pastorale, oppure c'è da fare preghiera su un ammalato. E allora ci sono dei profeti, ed è bene che ci siano i profeti, un discernimento pastorale è auspicabile che sia fatto almeno con un profeta. Sarebbe anche utile fare una preghiera di liberazione o una preghiera di guarigione con l'uso di un profeta sicuro, perché è il Signore che accompagna la preghiera attraverso il profeta, è il Signore che accompagna la liberazione attraverso il profeta, o è il Signore che dà luce in un discernimento pastorale. E allora in questo caso, con molta semplicità, ci danno le indicazioni bibliche. Tutti discernono per vedere se quella parola viene dal Signore e in che senso il Signore ha parlato. Per cui abbiamo questo secondo uso nel gruppo di preghiera, sia che si tratta di una preghiera fatta per discernimento dal gruppo pastorale, oppure di preghiera di liberazione, ossia ministeriale, una preghiera ministeriale di liberazione oppure di guarigione. Attenti all'uso della profezia in piccoli gruppi, quando noi vogliamo discernere per conto nostro. Questo è un uso da proscrivere. Per esempio, dobbiamo vedere se quello è buono o è cattivo. Vediamo quel che dice il Signore. Vediamo. Ci mettiamo là. Dio ha parlato chiaro, Per cui possiamo condannare o salvare in modo nostro una persona perché Dio ha parlato. Quella è una riunione illegittima. Illegittima. Tante volte Dio permette l'inganno. Ne parleremo subito, permette l'inganno. Sono io che ho ingannato. Io ho voluto ingannare. Per mettervi alla prova oppure per condannare la vostra felice. Andiamo adesso a un altro uso. L'uso del gruppo quando si fa l'effusione. Se c'è un profeta, se tutti sono in preghiera, quel momento classico in cui il Signore parla, se c'è un profeta, ed è auspicabile che ci sia un profeta nell'effusione, allora quelle indicazioni sono molto preziose. Anche serviranno alla persona stessa o anche al pastorale per vedere a quale ministero il Signore chiama una persona, quale carisma il Signore intende dare. Per cui abbiamo due usi, l'uso assembleare e l'uso nel gruppo di preghiera, o gruppo di effusione, o gruppo di guarigione e liberazione, o gruppo di discernimento. Andiamo adesso a un terzo uso, l'uso privato. Qui bisogna essere molto cauti, perché possiamo sconfinare nel consulto, la consultazione. Andiamo a consultare. Andiamo a sapere il responso che ci dà l'oracolo. L'oracolo. Si andava dalla Pizia, sacerdotessa, e si metteva lì e dava l'oracolo. Si andava dalla Sibilla e dava l'oracolo. Così si va dal profeta, vediamo cosa dice il profeta. Oppure per telefono stesso, mi dà una parolina.
E che cosa è la parola di gol? Mi dà un numero. E muoio Callotto. Se mi trovo in difficoltà, mi dà una parola. E quello che ha molte parole, subito dà la parola. Geremia, come vi dicevo, dovette stentare 10 giorni per avere la parola del Signore. Ed era Geremia. Dopo 10 giorni il Signore parlò. Lì invece la risposta è immediata. Va bene? Per cui bisogna stare attenti. E adesso vediamo l'uso che va fatto. Quando la consultazione, ossia quando è l'uomo il punto di partenza, bisogna stare molto cauti. Quando invece il punto di partenza è Dio, allora la cosa è diversa. Spieghiamoci con un esempio. Quando parte Dio e non parte l'uomo, noi siamo in preghiera e allora Dio rivela a un profeta la situazione della persona, o anche senza rivelare la situazione della persona, suggerisce al profeta, dirai a quella persona questa parola oppure indicherai questo testo. Il profeta non è in preghiera per quella persona, il profeta è lì che prega per conto suo, e Dio che prende l'iniziativa e dice al profeta, consegna questo messaggio. Può essere un messaggio da consegnare, può essere un dettato da consegnare, può essere un'indicazione biblica da consegnare, in questo caso, può essere una parola sola da consegnare. Sì, oppure no. Se è Dio che ti indica, e il profeta conosce la voce di Dio, siccome l'iniziativa parte da Dio, anche quando si tratta di una sola persona, tu userai quel dono. Quando il punto di partenza è l'uomo, allora bisogna distinguere. Se la persona non ha altro modo per sapere la volontà di Dio, se la persona va dal profeta e chiede con umiltà una parola che lo possa orientare, allora il profeta può, se è spinto da Dio, può il profeta dare la parola. In questo caso succede questo, che il profeta riceve un'illuminazione, riceve un testo, nel medesimo tempo avverte una mozione interiore forte a dare il testo. Finché il Signore non dà la mozione interiore di dare quel testo, il profeta che ha ricevuto la parola non deve dare la parola. Per cui nell'uso corretto si va così. Quando è un privato che interroga il profeta, siccome la profezia è data per l'assemblea e non per gli individui, il profeta deve astenersi. A meno che si tratta di un caso straordinario, e allora in questo caso il profeta prega, se riceve la parola e nel medesimo tempo riceve la spinta dalla volontà a dare il testo, lo dia pure. Ma negli altri casi, no. In genere noi diciamo che non bisogna consultare i profeti per caso singolare, per fatti propri, non bisogna andare dai profeti. I profeti sono chiamati a profetare in assemblea. Altro è il caso in cui è il re a consultare Natan o Gad, cioè chi ha una responsabilità
per il gruppo. È il pastorale, per esempio, che deve consultare un profeta su un fatto concernente il gruppo. E allora in questo caso il consulto vale perché è nell'interesse della comunità. Allora se il Signore dà il testo e c'è la spinta a parlare e a dire, e allora questo uso è corretto. In genere diciamo, per i casi singolari non andate a consultare i profeti, e i profeti che venissero interrogati non diano risposta. Questa regola generale. Ci sono dei casi particolari in cui la consultazione è lecita, casi particolari. Diversi i casi in cui l'iniziativa parte da Dio, allora in questo caso il profeta è portatore di un messaggio, di un'indicazione, di una parola biblica. Chiaro tutto questo? Adesso andiamo a un caso in cui Dio inganna. Capitolo 14 di Ezechiele. Poi c'è anche un altro testo di Isaia. Io mi lascerò ingannare da loro, no? Quando c'è una cattiva disposizione nel gruppo che consulta, oppure quando c'è una cattiva disposizione nel profeta che si lascia pescare per sete di guadagno, per sete di benevolenza, per avere un agio dal suo ministero. E allora potrebbe anche darsi, quando chi consulta, anche un gruppo consulta il profeta e non c'è retta intenzione, non c'è disposizione di animo buono, quando il cuore è pieno di idoli, quando c'è sete di vendetta, quando c'è qualche cosa che non va, e allora si vuole coinvolgere il Signore tante volte inganna, dà un responso per un altro. E dice lui stesso, sono stato io a ingannare. Oppure quando il profeta è in cattive condizioni di salute spirituale e allora vuole trarre profitto da quella consultazione, e allora può dare un messaggio che possa soddisfare coloro che consultano, sente che sia questo un messaggio del Signore. E allora il Signore si nasconde e il profeta è sedotto. Abbiamo la seduzione del profeta. Esistono dei casi in cui il Signore, vedendo la cattiva disposizione dei consultanti, o vedendo la cattiva situazione del profeta, permette un responso falso. Sono casi rari, ma casi che succedono, per cui bisogna anche tener conto di questo. Bisogna anche tener conto dei responsi dello stato d'animo. Il responso, cioè il responso, la parola del Signore viene in preghiera, in un contesto di preghiera, in un contesto di rabbia, di zuffa. Si suppone che non sia il Signore a parlare, ma sia lo spirito cattivo dentro di noi o accanto a noi che ci possa suggerire un cattivo testo. Per cui bisogna stare attenti al contesto in cui avviene la preghiera, avviene l'indicazione biblica, perché non diamo per parole di Dio quella che non è parola di Dio. Anche qui molto discernimento, sia autodiscernimento, sia discernimento assembleare, o discernimento profetico, o discernimento pastorale, secondo i casi.
poi vedremo chi ha delle obiezioni da fare. Andiamo adesso a un altro punto. Ne parleremo meglio domani. Ed è la parola di conoscenza immediata che uno riceve. Quale uso bisogna fare della conoscenza immediata? Quali sono i modi di recepire la conoscenza immediata? Ci sarebbe anche da parlare sulla locuzione interiore. Io ho la locuzione interiore, è di tre tipi. Io rimando ai testi di mistica, San Giovanni della Croce, Santa Teresa. Non è il caso qui di parlare dei modi in cui avviene la locuzione biblica. C'è l'insegnamento del Signore. Questo dovremmo riceverlo tutto. Quando è il Signore che ci insegna, noi siamo insegnati dal Signore. Abbiamo due bellissimi testi, il testo di Geremia e il testo di Giovanni. Il testo di Geremia, quando promette la nuova alleanza, capitolo 33, sono i versetti, cosa dice? Ecco il testo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Quando Dio avrà purificato il cuore, per cui non c'è più l'ostacolo del peccato, allora sarà Dio stesso a parlare, a insegnare a colui che è nella nuova alleanza. Il testo è pure trovato in questo Geremia, 31, 34, e in Giovanni 2, 27, prima Giovanni. Due 27 dice così, riguarda l'unzione che noi abbiamo. Ora voi avete l'unzione ricevuta dal Santo e tutti avete la scienza. Non vi ho detto questo cosa c'era. Chiunque neanche il figlio e poi. Quanto a voi, tutto ciò che avete udito, da principio rimanga in voi. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di trovarvi. E quanto quello che è da credere sia anche guidato in quello che deve fare. Per cui noi non parliamo né della locuzione interiore, né dell'insegnamento interiore, neanche della parola di conoscenza, ne parleremo domani. Un accenno alla cardiognosi. Cardiognosi è la conoscenza del cuore, la penetrazione del cuore. Lo spirito dà la conoscenza dei cuori. Come va usato questo dono? È un dono che Dio dà ai santi. Nessuno pretende di avere la cardiognosi. Può avere un'intuizione, può da certi indizi penetrare dentro il cuore della persona, ma la cardiognosi è un dono divino che è accompagnato dalla carità, dall'amore. Quando c'è una cardiognosi, una conoscenza del cuore di una persona che non è accompagnato da un infinito amore per quella persona, quel dono non viene da Dio, perché Dio che è verità è insieme amore. E quando dà il dono
della conoscenza dei cuori dà la verità nell'amore. Mai disgiunge la conoscenza della verità da una forza grande di amore per quella persona. Però la cardiognosi va ben usata. Serve soprattutto per chi ha questo dono, per comportarsi e per dirigere la preghiera. Soltanto in casi eccezionali, allora chi ha il dono della cardiognosi può, nel momento opportuno, avvertire la persona, perché la persona che è disposta a ricevere quell'indicazione progredisca nella virtù. Perché se non c'è questa disposizione a recepire l'indicazione cardiognotica, noi non dobbiamo usare questo grande dono. Questo vale soprattutto nelle preghiere di effusione. Alle volte il Signore ti rivela lo stato di una persona. Questo non ti autorizza a dire: tu hai fatto questo, questo, questo e questo. No. Ti autorizza a pregare. A meno che Dio non ti spinga a dire una cosa per comportare una persona, per fare bene a una persona. Perché tante volte succede che si esce dall'effusione male, sconvolti, perché quella persona ha fatto delle rivelazioni. Probabilmente quella cardiognosi non è di origine divina, ma è di una origine paragnostica, ossia parapsicologica. Non è dono divino. Quando è dono divino, è accompagnato da grande amore e da grande discernimento, da grande prudenza nel modo di agire. Quante volte noi siamo condotti da un'intuizione paragnostica, da un'intuizione parapsicologica, credendo che sia un dono divino. E roviniamo le persone. Anche qui molto discernimento. Un'ultima parola. L'apertura biblica e l'uso della Bibbia. Nei nostri gruppi noi abbiamo la Bibbia che portiamo sempre sotto l'ascello, con Uzzit e Azzit. Ed è una cosa buona. È una cosa buona venire al gruppo sempre dotati di Bibbia. O abbiamo la Bibbia nella nostra camera da letto o nella camera d'ingresso. La Bibbia va tenuta con grande rispetto. La parola di Dio va tenuta con grande rispetto. Può essere tenuta aperta, può essere tenuta chiusa, ma se è esposta ci deve essere il lumino acceso, perché è parola di Dio. Oppure anche senza il lumino acceso, deve essere messo in un luogo bello, in un luogo bello, buono, perché è parola di Dio che deve illuminare l'ambiente. Per cui il rispetto alla Bibbia. C'erano alcune persone che avevano il dono del dono tattile della Bibbia. Che è dono tattile? Si prende la Bibbia, quando si è in preghiera o c'è il canto in lingue, e la Bibbia si muove, è come se fosse viva, ossia è come un essere vivente. Qualche volta succede questo, ecco, si mette la Bibbia così, oppure così, quando c'è un canto in lingue, allora chi ha questo dono sente vibrare la Bibbia come se fosse qualcosa di vivente. È un libro vivo, contiene la parola di colui che parla continuamente. Ma non state attenti a queste, perché altrimenti tutti diventiamo un po' esaltati, Per cui non va annoverato tra i doni questo dono tattile,
se qualcuno ce lo dovesse avere, sappia che tra i mille doni c'è anche questo dono, ma non è comune. E noi ne teniamo conto, poi è un dono personale. Più facile invece l'apertura biblica. Qui bisogna stare attenti. La Bibbia non è un libro di consultazione. Io telefono al mago in televisione, dico i dati di nascita, la costellazione in cui sono nato, l'ora in cui sono nato, quello va a consultare, oppure fa le carte e ne dà il responso. Qualche volta sembra che noi facciamo così. Non è un libro di consultazione. Gli apre la Bibbia e vediamo cosa mi dice il Signore. Una sciagura. Ah no, questo. Guai agli spensierati. No. Ed io apro finché non trovo. Beato te che mi ha. Ah. Questo è una consultazione preconcetta. Noi vogliamo fare, dire a Dio quello che vogliamo. Vogliamo la conferma di Dio ai casi nostri, ai pensieri nostri, ai desideri nostri. Se Dio risponde ai nostri desideri, va bene. Se non risponde, chiudiamo il libro, non va per noi. Questo non è un uso corretto, ma è un uso blasfemo della Bibbia. Stiamo attenti a quest'uso della Bibbia. La Bibbia va usata innanzitutto con riverenza e va letta con le ginocchia, dice Sant'Agostino. Va letta con le ginocchia. Perché è Dio che ci legge quando noi leggiamo. È Dio che ci giudica. E allora come dobbiamo fare nell'uso della Bibbia? Dobbiamo con devozione pregare, invocare lo Spirito Santo e non consultare, ma lasciarci insegnare dal Signore. Non vogliamo sapere dal Signore come dobbiamo agire. Il Signore potrà anche indicarci come dobbiamo agire, ma è un libro di istruzione che ci fa il Signore, è un libro di preghiera che noi facciamo al Signore. Dio ci istruisce e noi attraverso la Bibbia preghiamo in Dio. È un libro di preghiera, è un libro di istruzione che il Signore fa a colui che legge. Però ci sono di quelli i quali hanno il dono dell'apertura biblica. È un dono che esiste. Ed è diffuso in molti altri gruppi. Presso di noi è diffuso il dono dell'indicazione biblica, in altri gruppi è diffuso invece l'apertura biblica, è un dono diffuso in tutto il movimento. Però deve essere dono di Dio, non è di tutti. Soltanto chi ha il dono dell'apertura biblica può usare questo dono. Chi non ha il dono dell'apertura biblica non deve usare questo dono. E allora discernere se io ho il dono dell'apertura biblica. Perché ci sono tanti che presumono di avere questo dono e questo dono non hanno. E allora, non avendo questo dono e aprendo la Bibbia, possono prendere degli abbagli tremendi. Possono rovinare se stessi e rovinare gli altri. Per un uso scorretto di un dono presunto, ma che in realtà non c'è. Ci sono invece quelli che hanno il dono dell'apertura biblica. Quelli che hanno questo dono, come debbono usarlo? Debbono usarlo in preghiera, dopo invocazione dello Spirito Santo. E il testo che hanno, in apertura biblica, dono di Dio, nell'uso del dono dell'apertura biblica deve essere confermato una o due volte da altri testi.
in modo da avere la conferma che veramente il Signore ha parlato. Finché non c'è la conferma, non tener conto di quello che noi abbiamo ricevuto in apertura biblica. Quando ci sono molti che pregano e hanno il dono dell'apertura, e allora i testi, se veramente sono indicati da Dio, si confermano a vicenda, si integrano a vicenda. Comunque dico molta attenzione nell'uso di questo dono che esiste, che non è di tutti, ma che va usato correttamente. Io non mi dilungo, vorrei soltanto esortarvi a camminare nel Signore e a usare bene dei doni profetici e ad aspirare veramente alla profezia, ma la vera profezia è quella della vita. Quando noi siamo pieni di spirito profetico, per quello più importante, allora noi faremo discorsi profetici e noi faremo una vita profetica. Il vero profetismo consiste in questo: parlare nello Spirito Santo e agire nello Spirito Santo, perché siamo condotti dallo Spirito. Quando vi trovate davanti ai tribunali, non pensate quello che dovete dire, perché lo Spirito Santo vi suggerirà quello che dovete dire. Lo spirito profetico è la professione della fede che si esprime nella lode a Dio, nella predicazione agli uomini e nel procurare agli altri la salvezza, ma si esprime soprattutto in una vita che è quella del Figlio di Dio, la testimonianza della vita e profezia in noi. Cerchiamo di essere veri profeti. Il vero profeta è quel cristiano che è imbevuto di spirito profetico e quando prega, prega nello spirito. Quando agisce, agisce nello spirito. Quando parla agli uomini, parla nello spirito. Quello è il vero profeta e a questa profezia che dobbiamo sempre aspirare. Sì, siamo grati al Signore dei diversi doni profetici, ma ricordiamoci dell'onus profeticum e del munus profeticum che abbiamo, che è quello di testimoniare Cristo, testimoniare la verità, testimoniare la carità, testimoniare l'amore e vivere, presentarci agli uomini come il Figlio di Dio, come Cristo vivente. Amen. Perché raggiunga il suo effetto, è composta di elementi visivi e di elementi contemplativi. Gli elementi visivi non devono avere il sopravvento su quelli contemplativi, altrimenti diventa una scena. E la mistagogia non è un mimo, non è una rappresentazione scenica. L'altra parte deve invece trovare la contemplazione che affonda la radice nella parola di Dio. Ecco perché quando si fanno le mistagogie bisogna stare attenti a non dare preponderanza alla parte scenica, perché la mistagogia degrada in un mimo oppure in una rappresentazione scenica. Non è né un mimo né una rappresentazione scenica. I segni esterni debbono essere ridotti al minimo per consentire la interiorizzazione. Debbono essere soltanto dei piccoli segni che poi vengono elaborati nell'intimo del cuore.
tra gli elementi della natura, perché la natura visibile è immagine di realtà invisibili che sono molto più importanti. Ecco, nella natura visibile vi sono alcuni elementi ordinati da Dio ad esprimere meglio che altri elementi le realtà invisibili. Tra questi elementi notiamo per esempio il grano, frumento, che viene assunto da Dio nella realtà del corpo del Signore. Un elemento naturale che diventa veicolo, veste di una realtà soprannaturale, qual è il corpo santo di Cristo. Altro elemento è il vino, fatto per rendere lieto l'uomo, con il pane per nutrire l'uomo. E nell'elemento del vino, succo della vita, Cristo è la vita, ecco che il vino viene elevato alla dignità di essere velo, involucro del sangue di Cristo. Ecco, la natura viene sopraelevata da tutta la natura che geme aspettando la redenzione dei figli di Dio, viene così consacrata. Beato chi col dono della scienza, un dono dello spirito, sa vedere nelle realtà visibili la presenza di Dio e può assurgere alle realtà invisibili significate. Coloro che hanno questo dono camminano tra le realtà visibili e contemplano le realtà invisibili. È un dono dello Spirito. Contemplano Dio unettrino in tutte le cose. Sanno scorgere la bellezza di Dio nel fiore, nell'ordine del fiore, nei colori del fiore. Sanno vedere nelle stesse dimensioni la lunghezza, la larghezza, l'altezza, il simbolo della Trinità, il segno della Trinità, più che simbolo. Chi ha il dono della scienza contempla Dio in ogni cosa, cammina così nel mistero di Dio, perché tutta la natura è rivelazione di Dio, è il primo libro della rivelazione. Dio si è rivelato attraverso le cose visibili. Beato chi sa leggere questo libro con il dono della scienza. Questa sera abbiamo l'olio, l'elemento spremuto dal succo delle olive. Le scritture, che sono il secondo libro della rivelazione, ci parlano tanto dell'olivo, simbolo di pace, segno di pace, il ramoscello portato dalla colomba, che anche questo segno dello spirito, nell'arca la pace è venuta sulla terra, dal succo delle olive si trae l'olio. L'olio che ha molteplici usi, sia nella vita quotidiana dell'uomo, sia nell'espressione culturale, nella vita religiosa dell'uomo. È un elemento santissimo. Quando viene consacrato, diventa abitazione dello Spirito Santo. Lo ricaviamo dalla formula della consacrazione del crisma. E lo ricaviamo anche dalle scritture, vetro testamentarie, chi usasse olio consacrato o chi pretendesse di fare un olio simile era messo a morte.
L'olio ha un molteplice uso. E nelle scritture noi troviamo quest'olio che serve per 5 usi particolari quanto sono le dita della mano. Possiamo così elencare gli usi dell'olio. L'olio che serve per illuminare la notte. Prima non c'era la luce elettrica. L'illuminazione avveniva nella sostanza dell'olio. Le lampade accese che illuminavano le notti, le lampade accese che illuminavano il tempio, la lampada accesa perennemente davanti all'arca nel tempio, simbolo della fede, dell'amore, simbolo della preghiera. Le lampade accese nelle mani delle vergini che vanno incontro allo sposo. Anche noi nel battesimo abbiamo ricevuto la lampada accesa. E il sacerdote ci ha detto: con questa lampada accesa dovrai camminare nella vita e dovrai presentarti a Cristo Signore in cielo. E nella notte di Pasqua noi accendiamo le candele, le accendiamo al cielo, che è Cristo, per illuminare la nostra notte e camminare nella notte alla luce di Cristo. Ecco, vedremo questo uso dell'olio in 2 testi della scrittura. Ce ne sono tanti, però man mano che vengono letti i testi, entrate in contemplazione. L'olio che viene usato per illuminare viene anche usato per condire. Nelle nostre case c'è l'olio. Si condisce la pasta con l'olio, le focacce con l'olio. L'olio è un elemento usuale come il pane nelle nostre case, nella vita dell'uomo. Per cui ecco un secondo uso dell'olio per condire. Al tempio si offrivano le focacce sempre intrise di olio. C'è un terzo uso dell'olio, il profumo. Gli antichi avevano a base di ogni profumo l'olio, e anche, non so, nell'arte moderna un po' è così, perché l'olio si estrae non soltanto dalle olive, ma anche da altre piante. Ci sono gli oli essenziali di tante piante, che sono oli profumati, ma anche nell'olio di oliva trovano la base tanti profumi. L'olio serviva come base per catturare così i profumi che esalavano i fiori, che esalavano tante altre sostanze. Gli antichi erano molto attenti a questi oli profumati. Si ungevano con l'olio, dice il Coelet, il profumo non manchi mai sopra il tuo capo e le vesti bianche, cioè andate vestiti di bianco, le vesti pure, e l'olio profumato che attira le fanciulle, dietro lo sposo divino, olio profumato è il tuo nome. Per questo le fanciulle vanno dietro a te. Anche noi siamo olio profumato di Cristo. Il vostro profumo sia sentito da tutti gli uomini. Portate il profumo di Cristo. Vedete come ciò che è naturale trasborda in una realtà soprannaturale. Ve l'ho detto, beato chi sa leggere nelle cose naturali ciò che è soprannaturale, e dovete abituarvi a leggere questo libro. Saper leggere in tutto Dio, la manifestazione di Dio, in un fratello, in una sorella che vedete,
sappiate leggere Dio, sappiate leggere Dio negli occhi delle persone, rivedere Cristo vivente nel fondo delle persone. Sappiate vedere Dio dovunque. Questo è il dono dello Spirito. E poi c'è l'olio che viene usato per curare, ricordate il buon samaritano, ricordate quanto disse Gesù agli apostoli, curate gli infermi ungendoli di olio. E gli apostoli partirono e ungevano di olio gli infermi ed essi guarivano. E nel sacramento degli infermi che si usa pure l'olio, perché anche nell'olio venivano così presi, catturati tutti gli elementi medicamentosi dell'erba, per cui l'olio che veniva plasmato sulle ferite era anche curativo. Finalmente abbiamo l'uso dell'olio per la consacrazione, l'abbiamo messo in ultimo per lo scopo che ci siamo prefissi. Cioè con l'olio si consacra, si separa per Dio ciò che deve appartenere a Dio. Con l'olio si consacrano le persone. Si consacravano anticamente i sacerdoti, il re e i profeti. Anche noi abbiamo ricevuto questa triplice consacrazione in Cristo, perché Gesù fu consacrato re, sacerdote, profeta. Riviviamo questa consacrazione nostra. Venivano consacrate le cose sacre, cioè gli arredi per il culto. Tutto ciò che era separato, consacrare significa separato da ciò che è profano. Tutto ciò che veniva dedicato al Signore, separato per il Signore, veniva unto con l'olio. Per significare questo non si tocca, è di Dio. Ecco quanti usi all'olio. Noi percorreremo le scritture e vedremo questo uso quintuplo, cioè meno, di cinque, quante sono le dita della mano, dell'olio che il buon Dio ha dato all'uomo. Ma rivedremo in maniera particolare la consacrazione nostra, la consacrazione battesimale, la consacrazione cresimale. Quella consacrazione che ci ha unti re, sacerdoti e profeti. Chiediamo allo Spirito Santo di risuscitare in noi lo spirito profetico quando noi saremo unti di quest'olio che benediremo. E allora, senz'altro, noi iniziamo con un bel canto. I canti che riguardano l'olio sono tanti, per cui si possono scegliere. E allora, dopo il canto, cominciamo con il primo uso dell'olio, l'olio che illumina la notte.